5 Terre, si alza in volo l'elicottero Drago per soccorrere una turista sessantenne. I vaccini e le informazioni vere e false che circolano in rete, giornata di studio promossa dalla Lions Club Roverano. Il Paleo Festival giunge alla 13ª edizione, al Castello San Giorgio due giornate dedicate all'archeologia sperimentale. Salvamento, voga e primo soccorso, studenti spezzini tra i migliori d'Italia, anche se il primo posto va a Cantù. Lo Spezia chiude la stagione con una sconfitta, il Parma vince e festeggia al picco la promozione in Serie A. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Una turista svedese di circa 60 anni ha accusato un malore oggi pomeriggio mentre stava percorrendo il sentiero che porta da Vernazza a Monterosso. Subito sono stati allertati i soccorsi che in breve tempo hanno raggiunto la donna in località Acqua Pendente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Brugnato, gli uomini del soccorso alpino ed i militi della Croce Rossa. Nel frattempo si è alzato in volo l'elicottero Drago 65 che ha calato il personale sanitario di bordo con gli elisoccorritori del Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzata sul posto, la donna è stata issata con il vericello sull'elicottero ed è stata trasportata all'ospedale di Lavagna. Il tema dei vaccini e delle informazioni che circolano su internet è stato al centro di una giornata di studio promossa dalla Lions Club di Roverano. Vediamo in proposito il servizio di Raffaele Maulella. Quanto è importante il tema dei vaccini? Così importante che voi avete deciso di affrontarlo con un convegno? Sì, i Lions sono molto sensibili al problema, sono promotori, hanno aderito alla campagna già anni fa One Shot One Life relativamente al morbillo e rosolia nei paesi dove ancora non c'era una grossa copertura. Oggi abbiamo voluto proporre un evento di questo tipo legato alla vaccinazione, però a più largo spettro, anche relativamente agli adulti, non solo ai bambini. In questo convegno sono stati illustrati sia i dati di raggiunti grazie alla legge dell'obbligo vaccinale che ci ha permesso di incrementare in alcuni casi anche del 9-10% le coperture sul morbillo e di consolidare quelle sulla poliomielite. Queste coperture non raggiungono ancora il livello ottimale del 95% che è quello indicatoci dal Ministero della Salute e questo è il nostro impegno prossimo futuro. Per quello che riguarda il nostro impegno a cercare di recuperare tutte queste persone che sono ancora, forse ancora un po' dubbiose sulla utilità della vaccinazione, noi siamo disponibili sia tramite colloqui sia anche attraverso veri e propri inviti che arrivano per lettera a casa alle persone a cui mancano ancora alcune vaccinazioni. Il colloquio ovviamente diciamo che a cui tutti i dubbiosi sulle vaccinazioni noi invitiamo a rivolgersi è prima di tutto col proprio medico di famiglia, col proprio pediatra di famiglia o presso le strutture pubbliche deputate, i consultori e la sede dell'igiene pubblica. Il nostro punto di vista non può essere che quello della realtà o meglio dell'evidenza scientifica. Noi oggi sappiamo che le vaccinazioni dopo l'acqua potabile sono l'intervento dell'uomo che hanno salvato più vite umane nel secolo scorso e anche in questo secolo che stiamo vivendo. Di conseguenza non possiamo che raccomandare, consigliare di vaccinare soprattutto i propri figli per evitare quelli che sono gli effetti ben più gravi di ammalarsi di malattia naturale piuttosto che non di fare una vaccinazione che invece queste malattie le previene. Se noi parliamo ad esempio di una vaccinazione contro il morbillo, la probabilità di avere una complicanza del vaccino, che può essere una complicanza grave come un'encefalite, cioè una complicanza del sistema nervoso, è di un caso ogni 750.000 dosi somministrate di vaccino. Se noi invece ci ammaliamo di morbillo come malattia naturale, questa probabilità è di 1 a 1.500, quindi è chiaro e evidente come il beneficio della vaccinazione sia ben superiore a quelli che possono essere i rischi legati ad eventuali effetti collaterali. Vediamo l'agenda elettorale in vista delle elezioni del 10 giugno per la giornata di domani.
Dalle ore 16 in piazza De Andrea Sarzana, le tre liste del centrodestra a sostegno di Cristina Ponzanelli, candidata a sindaco di Sarzana, hanno organizzato tre gazebo, uno per ogni lista, dove incontreranno cittadini e sostenitori insieme al presidente Giovanni Totti. Dalle 17 il presidente Totti si sposterà insieme alla Ponzanelli tra le vie del centro storico per incontrare i negozianti e i cittadini sarzanesi. Saranno presenti anche i parlamentari, gli assessori, i consiglieri regionali, i segretari di partito e tutti i candidati al Consiglio Comunale delle liste della coalizione di centrodestra. Sempre domani in piazza Jürgens a Sarzana il candidato sindaco Paolo Mione incontrerà i cittadini nei giardini della stazione e affronterà il tema della sicurezza. Appuntamento fissato per le ore 18. Seguirà un aperitivo in musica al bar Eliseo. Venerdì 25 maggio alle ore 21 alle Grazie, nella sala polivalente della società sportiva Forza e Coraggio, si terrà il confronto pubblico tra gli aspiranti sindaci candidati alle amministrative di Porto Venere. La proposta è stata lanciata dalla lista civica Matteo Cozzani per Porto Venere, Le Grazie, Fezzano. Bulli e vittime, cause e conseguenze del bullismo. Questo tema importante e purtroppo al centro dell'attualità è quello che è stato affrontato ieri al Centro Allende della Spezia nel corso di un convegno organizzato dal Soroptimist con il sostegno del Comune della Spezia e della Consulta Provinciale Femminile. Tra i relatori il magistrato Maria Cristina Failla, la psicoanalista Rossella Vaccaro e Rosario Izzo della Polizia Postale della Spezia. Protagonisti però sono stati prima di tutti i ragazzi, gli studenti della 4C del Liceo Classico Costa della Spezia, che hanno messo in scena una rappresentazione sul tema, rappresentando i meccanismi del bullismo e la sofferenza che genera, ma anche la speranza, perché da tutto questo si può uscire affidandosi ai sostegni adeguati. Tutto inizia dal confronto e dal dialogo, superando il silenzio e l'omertà. E vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Disagio sociale, la Caritas a tutto campo. Nel 2017 sono stati forniti oltre 353.000 pasti gratuiti a persone in difficoltà. La massima parte degli interventi della struttura diocesana diretta da Don Luca Palei è stata finanziata con i fondi dell'8 per 1000, assegnati alla Caritas in base alle scelte dei contribuenti in favore della Chiesa Cattolica. A fianco un incontro, quello con Suor Damiana, che torna alla Spezia e appunto incontra gli amici spezzini dopo 42 anni di cammino in India. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle 17 nel Salone Multimediale di Tele Liguria Sud. A centropagina Europa, un'identità fondata sulla teologia. Trovate i contenuti dell'ultimo numero della rivista della casa editrice Agorà. E a fondo pagina Sarzana celebra il preziosissimo sangue di Cristo. Sarà il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti a presiedere quest'anno i tradizionali riti solenni, domenica e lunedì della prossima settimana, appunto nella città vescovile di Sarzana. E a fianco Primavera Fantasia di Colori la salutano gli artisti cattolici, una nuova mostra, una collettiva al Circolo Culturale del Santo. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Domani, solennità di Pentecoste, il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebra messa e amministra le cresime alle 10:30 alla Spezia nella Cattedrale di Cristo Re. Alle ore 18 farà lo stesso a Sarzana nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta. La Spezia come città turistica da riscoprire nella sua storia e nelle sue antiche strutture militari, questo è il tema di un incontro che si è svolto questa mattina al liceo Mazzini della Spezia. Come è cambiato il turismo alla Spezia negli ultimi anni? C'è stata una grossa evoluzione dovuta al fatto che questa regione è stata scoperta per il Parco Nazionale delle Cinque Terre,
nel 2001 il Parco di Porto Venere delle Isole, ed insieme questi due territori sono sito patrimonio dell'umanità. Questa è stata una grossa spinta a tutto il turismo della zona, che si è sviluppato sia per individuali che per gruppi, e poi abbiamo avuto il grosso impulso con l'arrivo delle crociere. Recentemente al Parco Nazionale delle Cinque Terre sono state fermate delle guide abusive. Ecco, questo problema delle guide abusive, come lo affrontate? Il problema dell'abusivismo nel turismo è molto serio, è molto importante, e tutti i politici, dai politici nazionali soprattutto ai politici regionali e locali, dovrebbero prenderne atto, perché questo è un gravissimo danno per l'economia. Ritiene che la nostra città, considerata un po' minore dal punto di vista storico, abbia invece una sua identità? Assolutamente sì, la città ha una fortissima identità, è un'identità che però nei secoli purtroppo è stata cancellata da successivi e damnatio memoriae. Ora dobbiamo recuperare assolutamente tutta la storia di questo territorio, che è bellissima, molto importante e unica anche per l'utilizzo che è stato fatto del territorio nei secoli. Come è arrivato all'idea che un ambiente militare dismesso possa essere un luogo di turismo? Ma sull'esperienza dell'estero, noi abbiamo visto all'estero queste aree militari dismesse, che sono diventate degli spazi importanti, fruibili dalla popolazione, dai turisti, e anzi sfruttate per il turismo storico militare, che ha degli esempi fantastici al di fuori del nostro paese. Abbiamo la Normandia, abbiamo l'Inghilterra, la Spagna, hanno degli esempi fantastici e non vediamo perché non possano funzionare qua alla Spezia. Noi abbiamo nel Golfo un patrimonio di più di 50 fortificazioni che partono dal Medioevo fino agli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Che valore ha per lei l'iniziativa di oggi? Siamo particolarmente contenti come liceo di poter organizzare questa conferenza, perché crediamo che la conoscenza del territorio e di quel suggerimento d'uso che le cose stesse ci dicono di poter fare sia una forma di educazione civica prima di tutto, ma anche di educazione alla cittadinanza attiva, all'imprenditorialità, che ha molto a che fare con i bisogni della gioventù del nostro tempo. E vi diamo una notizia dell'ultima ora: una scossa di terremoto di magnitudo 4,2, almeno secondo le prime stime, è stata registrata alle 18:41 in provincia di Piacenza. L'epicentro è stato individuato a Gropparello ad una profondità di 28 km. Al momento non si hanno notizie di danni. Giunge alla 13ª edizione il Paleo Festival, la rassegna dedicata all'archeologia sperimentale e divulgativa sul mondo antico. Al Castello San Giorgio, due giornate, il 26 e il 27 maggio, con un ricco calendario di attività e laboratori, tra conferme ed interessanti novità. Vediamo in proposito il servizio di Raffaele Maulella. Il 26 e 27 maggio al Castello San Giorgio ci sarà la 13ª edizione del Paleo Festival. Quest'anno ci sono tante novità, in quanto da un punto di vista delle attività dei laboratori ci saranno tanti nuovi protagonisti e tanti nuovi laboratori. Però c'è anche una parte scientifica che volevo valorizzare, che è quella del convegno. La domenica mattina ci sarà un convegno a ingresso gratuito, che è giunto alla 3ª edizione e vedrà partecipare operatori di musei, di parchi archeologici, archeotecnici italiani e anche europei, perché avremo una delegazione europea di personaggi incredibili che lavorano nei parchi archeologici olandesi, tedeschi, irlandesi, che verranno a raccontarci le loro esperienze, e poi nei pomeriggi di sabato e domenica faranno le loro dimostrazioni insieme a noi italiani. Quindi, diciamo, sarà l'occasione di abbinare laboratori per bambini, laboratori per adulti, a una parte scientifica, che anche questa è fondamentale. E ci saranno degli spettacoli teatrali, soprattutto il sabato sera. Uno di questi, che chiuderà il sabato sera, è un dialogo impossibile tra un giornalista e l'uomo di Neanderthal, creato e realizzato da Renato Fasolo, un nostro amico
ricco del Paleo Festival che viene da Verona, è ispirato a Italo Calvino, ai Dialoghi Impossibili. Quindi è uno spettacolo per tutti che potrà essere gustato nell'insieme delle attività. Ci saranno circa una cinquantina di operatori che proporranno i loro laboratori e, come gli altri anni, il ventaglio di datazione per i periodi scelti come rappresentativa è estremamente largo, perché si andrà dallo scavo paleontologico dei dinosauri sino ai costumi longobardi. Ovviamente ogni laboratorio darà la possibilità ai bambini e agli accompagnatori di realizzare degli oggetti ispirati al tema che poi rimarranno di loro proprietà come ricordo dell'incontro. Il Paleo Festival poi si concluderà con un omaggio alle popolazioni che hanno vissuto qui nel territorio. Chi vorrà potrà farsi fotografare nei panni di un antico ligure, di un romano, di un etrusco oppure di un guerriero longobardo. Il 9 aprile 1945 un pilota americano atterrò in emergenza all'aeroporto di Luni. Braccato dai soldati tedeschi che occupavano l'area, fu tratto in salvo e nascosto da un abitante della frazione di San Lazzaro. Dopo anni di ricerche, il figlio del pilota è riuscito a ritrovare la famiglia che salvò suo padre. Domani, domenica 20 maggio, alle ore 9:30, si terrà una conferenza di ingresso libero presso l'Aeroclub Sarzana Lunense, in ricordo di queste due semplici persone le cui vite si sono incrociate in questo piccolo angolo di mondo, nel grande vortice della storia, e i cui figli si incontreranno proprio domani su quello stesso aeroporto. Domani Arcola sarà in festa per l'atteso appuntamento annuale con la festa di primavera. Tra le curiosità della fiera anche un'estemporanea di pittura e di maggiolini dell'epoca. Al pomeriggio protagonisti i bimbi delle scuole con tanto divertimento e animazione nell'area del parco polivalente. Sentiamo il servizio, le riprese sono di Sergio Diofili. Domenica torna ad Arcola l'appuntamento annuale con la festa di primavera. Un appuntamento che si ripete, una festa a 360 gradi per la frazione del Ponte di Arcola. Inizieremo alle ore 9 con una passeggiata turistica e culturale organizzata dalla Proloco Arcolana, partenza alle ore 9 dalla sede della Proloco dai giardini di Via Valentini per andare alla scoperta delle caratteristiche della storia del nostro centro storico fino ad arrivare alla Madonna degli Angeli, al Santuario della Madonna degli Angeli. Dalle 10 in poi la fiera, il posto sarà quello di Piazza del Mercato al Ponte di Arcola, quindi il parcheggio del supermercato, ma soprattutto il parco polivalente con tanti stand, banchetti, ma anche e soprattutto animazione per bambini. I bambini delle scuole infatti saranno protagonisti nel pomeriggio della manifestazione con i loro elaborati, le loro scenografie che saranno premiati dalla giuria grazie alla collaborazione del centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano che mette a disposizione premi in materiale scolastico. Tra le novità di quest'anno anche le auto storiche, auto Abarth e maggiolini storici con la possibilità di andare in giro con i maggiolini per i grandi appassionati. Insomma, una grande festa per Arcola che si riaprirà alle ore 10 con la partecipazione di tutte le nostre associazioni hobbisti, davvero tante novità e tanto divertimento ad Arcola, al Ponte di Arcola, domenica a partire dal mattino fino alla sera alle 19:30. È uscito da alcuni giorni Cimiteri abbandonati, il nuovo lavoro di Maggie Bettolla insieme ad Andrea Lobbia. Un interessante viaggio in luoghi della memoria che sono stati dimenticati. Sentiamo l'intervista di Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofili. Siamo a presentare un nuovo libro di Maggie Bettolla, dopo ben due libri dedicati ai luoghi abbandonati, ai borghi della Liguria, non solo della Liguria, adesso un nuovo lavoro dedicato questa volta ai cimiteri abbandonati. Perché? Ai cimiteri abbandonati, perché durante l'arco della mia vita, con tutte le esplorazioni che ho fatto, mi sono resa conto che i cimiteri abbandonati sono tantissimi e hanno un valore inestimabile, sia storico sia culturale, sia per quello che raccontano del luogo in cui si trovano. E
e quindi è nato Cimiteri Abbandonati, volume 1, che tratta delle regioni Piemonte, Liguria e Lombardia. Sono 70 cimiteri che abbiamo recensito e di cui parliamo ampiamente, sono segnate anche le coordinate, quindi per chi avesse voglia di andarli a visitare può farlo. Anche nello Spezzino ci sono alcuni cimiteri interessanti che raccontano anche storie interessanti. Assolutamente sì, nello Spezzino ne ho trovati molti, da citare per esempio il vecchio cimitero di Ricò del Golfo, che a livello fotografico mi è piaciuto tantissimo, si trova proprio dietro la chiesa, poi troverete tutta la storia nel libro, da citare il cimitero di Porciorasco, il paese purtroppo, ahimè, fantasma, è un paese che si trova prima del Varese Ligure, è molto bello, con chiesa e il palazzo di Paolo Gotelli, anch'esso in stato di abbandono, e il cimitero si trova proprio poco prima del paese. E così anche, per esempio, il cimitero di Val Giuncata a Zignago, che anzi visiteremo a breve con la nostra associazione Desertis Locis. Ecco, a proposito dei prossimi impegni, hai intenzione di continuare con questa ricerca sicuramente suggestiva o hai in mente altre idee? Assolutamente sì, continuo con questa ricerca, anche perché più cerco e più trovo, e è già in programma l'uscita del prossimo libro, sicuramente a fine anno, Cimiteri Abbandonati volume 2 della Toscana, e un possibile Cimiteri Abbandonati volume 3. Si è conclusa questa mattina nella spiaggia della Venere Azzurra di Lerici la 13ª edizione del tradizionale trofeo nazionale studentesco di salvamento a nuoto, voga e primo soccorso. Progetto Sicurezza Giovani è riservato agli studenti delle scuole medie superiori di secondo grado di tutta Italia. Primi classificati gli studenti del liceo sportivo Sant'Elia di Cantù, secondi gli studenti del Geometri Cardarelli della Spezia e terzi i ragazzi del liceo scientifico Pacinotti della Spezia. Vediamo il servizio con le immagini di Davide Morina. Nella giornata conclusiva del 13° trofeo nazionale studentesco di salvamento a nuoto e primo soccorso, che risultati abbiamo avuto? Ma diciamo risultati ottimi, perché è il 13° anno che facciamo questa manifestazione nazionale e la 19ª provinciale, perciò abbiamo formato tantissimi ragazzi, siamo oltre 2000 ragazzi. Anche quest'anno hanno partecipato scuole di Como, di Cantù, di Camogli, di Grosseto, purtroppo ha rinunciato Livorno per impegni scolastici, ma la partecipazione è stata massiccia, veramente tanti ragazzi delle scuole spezzine e una cinquantina di ragazzi provenienti dalle varie scuole d'Italia. E i ragazzi hanno ancora una volta dimostrato le enormi capacità che hanno in ambito del salvataggio e sono riusciti quest'anno a migliorare ancora di più le loro prestazioni sull'uso della tavola da soccorso. Oggi finiremo la manifestazione con una dimostrazione di salvataggio con elicottero da parte della Capitaneria di Porto e con un omaggio di una corona d'alloro ai caduti del mare da parte dei marinai d'Italia. Professoressa, come pensa che questo progetto possa negli anni contribuire alla formazione dei giovani? I ragazzi in questo progetto imparano a conoscere le tecniche di salvataggio, specificatamente le tecniche di salvataggio in mare, ma la forza di questo progetto è che imparano poi a trasferire queste tecniche di salvataggio anche nel mondo sulla terraferma, in qualsiasi situazione in cui ci può essere la necessità di dover salvare una persona, i nostri ragazzi sono in grado di poterlo fare. La scuola gli permette di procedere, di conoscere la metodologia proprio per approcciare questo intervento. Anche quest'anno non poteva mancare la presenza della Protezione Civile regionale per quanto riguarda la struttura del campo e tutti i tipi di assistenza agli studenti. Come ogni anno, Regione Liguria, molto sensibile all'argomento, ha messo a disposizione del Comune di Lerici, che è organizzatore partecipante di questa manifestazione, con tutti i mezzi di colonna mobile. Questi sono mezzi che solitamente vengono utilizzati per la costruzione di campi in giro sulle emergenze, ma che volentieri noi costruiamo insieme ai volontari che vedete dietro di me,
questo campo perché gli studenti possono partecipare a questa manifestazione che è unica in Italia, è veramente molto bella. E ricordiamo che mercoledì prossimo, al termine delle edizioni del TLS Giornale, andrà in onda uno speciale sull'intera manifestazione. Passiamo al calcio, allo sport, vediamo i risultati di quest'ultima giornata di Serie B. Arcoli-Brescia 0-0, Bari-Carpi 2-0, Cesena-Cremonese 1-0, Cittadella-Provercelli 2-0, Empoli-Perugia 2-1, Frosinone-Foggia 2-2, Novara-Virtus-Entella 0-1, Salernitana-Palermo 0-2, Spezia-Parma 0-2, Ternana-Avellino 1-2, Venezia-Pescara 0-0. Alla luce di questi risultati vediamo la classifica definitiva che vede al comando l'Empoli con 85 punti, il Parma e il Frosinone a 72, Palermo 71, seguono a 67 Venezia e Bari, Cittadella 66, Perugia 60, Foggia 58, Lo Spezia 53, Carpi a 52, Salernitana 51, Cesena 50, a 48 troviamo Cremonese, Avellino, Brescia e Pescara, segue l'Ascoli a 46, a 44 Entella e Novara, Provercelli 40, chiude la classifica la Ternana con 37 punti. Si chiude dunque con una sconfitta la stagione dello Spezia, al picco le Aquile vengono infatti battute per 0-2 dal Parma. Un risultato che in virtù del contemporaneo pareggio del Frosinone contro il Foggia significa per gli emiliani la promozione diretta in Serie A. Sentiamo la cronaca della partita di Gianluca Tinfena. L'ultima giornata della Serie B segna verdetti irrevocabili. Il Parma incredibilmente raggiunge la Serie A grazie alla vittoria dello Stadio Pico. Incredibile perché il Frosinone in casa si fa fermare sul pari dal Foggia e gli emiliani festeggiano allo Stadio Pico. Davanti ad uno stadio incredulo, sia i tifosi dello Spezia ma soprattutto festanti i tifosi ducali che ritrovano la Serie A dopo pochissimi anni. Una partita che non ha avuto storia, anche se lo Spezia qualcosa ha fatto, pronti via il gol di Ceravolo, il vantaggio del Parma, poi un calcio di rigore per lo Spezia, sul punto di battuta va Gilardino che calcia alto sopra la traversa, Gilardino che lascerà il campo addirittura prima della fine del primo tempo, al suo posto Granoce. Nel secondo tempo il Parma legittima questa vittoria grazie alla rete di Ciciretti, poi lo Spezia prova una reazione d'orgoglio ma praticamente non succede più nulla, al triplice fischio è festa per gli emiliani. In Serie A vanno Empoli e Parma, poi c'è la lotteria dei playoff, mentre incredibilmente per la zona retrocessione la terza a retrocedere in maniera diretta non è l'Entella che vince incredibilmente a Novara ma la formazione piemontese allenata dall'ex tecnico dello Spezia Di Carlo. Ora in casa Spezia è tempo di bilanci, è tempo di strategie anche future, settimana indicativa per il futuro tecnico del direttore sportivo e dell'allenatore, naturalmente ne vedremo delle belle, staremo a vedere quello che succederà. In programmazione c'è il futuro dello Spezia, la stagione alle porte, quella che sarà quella del 2018-2019. Speriamo con Volpi sempre più protagonista dal punto di vista di principale investitore, mentre un grosso rebus c'è per quanto riguarda le conferme sia del tecnico che del direttore sportivo, ma anche di tanti giocatori che potrebbero dare l'addio, in primis Gilardino e Granoce. E ascoltiamo ora il commento a caldo dei due mister, il tecnico aquilotto Fabio Gallo, che lo ricordiamo è stato ieri sera espulso per proteste nel corso del primo tempo, e il tecnico del Parma Roberto D'Aversa. Mister Gallo, si chiude la stagione dello Spezia di quest'anno con questa sconfitta contro il Parma. Complessivamente un giudizio su questa stagione, soddisfatto o si poteva fare qualcosa di più? Con il senno di poi. Si può sempre fare qualcosa di più, bisogna considerare l'obiettivo di inizio stagione, è stato raggiunto, è chiaro che c'è il rammarico che in qualche situazione
non abbiamo avuto la forza di vincere partite che ci avrebbero permesso di guardare la classifica in modo migliore. Ecco mister, ora si può iniziare a parlare di futuro. In settimana ci potrà essere un incontro tra la società. Se dipendesse da lei, il prossimo anno si vede sulla panchina dello Spezia? Ma non è questo il momento per parlare, devo incontrarmi con la società e poi decideremo. Ecco mister, un'ultima cosa, in tanti è vero che con il senno di poi è facile parlare, assolutamente, partiamo da questo presupposto, in tanti si chiedono come mai a risultato raggiunto non c'è stata così questa fiducia incondizionata nei confronti dei ragazzi che comunque hai fatto esordire, ma perché non metterli in campo sempre e valutarli proprio in campo in vista della prossima stagione? Perché ci sono delle partite da giocare e bisogna sempre dare il massimo, e avevamo partite dove tante squadre si giocavano ancora qualcosa e quindi ho ritenuto giusto fare così. Mister, seconda promozione consecutiva, un'impresa sportiva come per una società anche che ripartiva dalla Serie D dopo un fallimento. Sì, per alcuni anche la terza, perché abbiamo vinto il campionato di Serie D, quello di Lega Pro e quest'anno quello di Serie B. E credo che nella storia non ci sia riuscito mai nessuno, quindi è inutile commentare quello che si è fatto di straordinario, perché credo che quello che hanno fatto questi ragazzi, per merito soprattutto loro, per merito di una società, parlo sia della proprietà italiana, tutti in completo, dove hanno dimostrato vicinanza nei miei confronti e soprattutto nei confronti dei ragazzi nei momenti di difficoltà, parlo della proprietà di Lizang, e del direttore Cordon, del direttore Faggiano e soprattutto merito anche di tutta la tifoseria. Tutta la tifoseria, sia quella che magari non ha mai criticato questi ragazzi e me stesso, ma sia anche quelli che hanno criticato, perché nella crescita credo che facciano bene anche le critiche, quindi credo che sia merito di tutti ed è una soddisfazione, mi fa piacere aver regalato questa soddisfazione a una città. È una piazza così importante. Passiamo in chiusura alle previsioni meteo per la giornata di domani. In prevalenza soleggiato sulla costa con qualche passaggio nuvoloso in mattinata, addensamenti compatti sui versanti padani in parziale diradamento. Nelle ore più calde sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi associati a locali rovesci e temporali fino a moderati, non si escludono locali sconfinamenti sulla costa, in particolare sul centro Levante. Umidità su valori medi, venti deboli moderati, mare in prevalenza poco mosso. Temperature oscilleranno tra una minima di 16 ed una massima di 27 gradi. È tutto per questa edizione del TLS Giornale, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata.